questa tradizione è un po' l'emblema di tutta questa serata. Questa prima della Scala di Milano è un inno alla speranza, dice il maestro Riccardo Sciagli. Ci auguriamo che rimanga un caso unico, aggiunge il tenore baritono Placido Domingo, guarito completamente dal Covid. Che sia unica questa serata, non soltanto per la qualità della serata, perché questo non capiti mai più. Un 7 dicembre così non si era mai visto nei quasi 250 anni di storia del Tempio Milanese della Lirica. Causa Covid, chiusura dei teatri, niente pubblico, soltanto pochi addetti ai lavori. E poi un concerto con 24 star del bel canto di prima grandezza, il balletto con Roberto Bolle, attori a leggere poesie. Dunque uno show pre-registrato e mandato in onda su diverse piattaforme tra TV e online. In piazza, niente manifestazioni, niente transenne. Qui di solito arrivano le automobili con le personalità illustri, dal Presidente della Repubblica che l'anno scorso era arrivato ed era stato molto applaudito, alle personalità dello spettacolo, della moda, dell'industria. Presente soltanto il sindaco Beppe Sala. Non si poteva assolutamente non fare una prima. Comunque il sovrintendente Dominique Meyer progetta di catturare in futuro nuovo pubblico online, in attesa di ritornare a teatro pieno dopo l'emergenza sanitaria. Ma possiamo dare emozioni, possiamo dare un senso di nuovo positivo,